Giuseppe Di Pasquale è arrivato il secondo pareggio di questo campionato, ma una partita straordinaria. Soprattutto abbiamo visto i primi 15 minuti dove avete messo alle corde il Delfino Flacco Porto, ma anche la condizione forse è migliorata perché anche nella ripresa avete retto bene. Sì, abbiamo avuto un po' di giorni di riposo, quindi possibilità di allenarci e si è visto un po', no? No, la squadra si è espressa bene, ha fatto bene, un buon calcio, nulla da dire. Peccato, potevamo raddoppiare e quindi far andare la partita in maniera diversa. È chiaro che lasciarla aperta per lungo tempo può poi arrivare la sorpresa di un rimpallo gol. Ecco, forse il rammarico è stato proprio quello di non aver conquistato una vittoria, che siete arrivati tra l'altro molto vicini in diverse partite, poi nei finali di gara avete subito o una sconfitta o il pareggio come in questo caso. Comunque il bilancio di questa stagione, c'è ancora una partita da giocare, quella con l'Aquila, qual è? Io penso positivo al di là di tutto. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, sicuramente positivo. Sembra strano dirlo, considerata la classifica o magari i gol presi, però la condizione con la quale abbiamo dovuto affrontare queste partite è stata veramente penosa. Noi abbiamo fatto 9 partite in 29 giorni, senza un minimo di preparazione prima. Nemmeno il calendario ci ha aiutato, perché adesso siamo stati 8 giorni fermi. Se questi giorni li avessimo avuti a metà percorso, quando sarebbe stato possibile sia recuperare che mettere dentro un po' di benzina, forse avremmo dei risultati migliori, però purtroppo il calendario è stato questo, la condizione era questa, anche oggi eravamo in 17, però va bene, possiamo dire che sicuramente per quanto i ragazzi hanno fatto in campo in queste partite il bilancio è positivo.